Come ha detto il Presidente Duce, questa è la tappa di un percorso che deve portare all'inclusione e al fatto che il prossimo anno, anziché i due loghi dei teatri, ci sia solo un logo, che è quello del Teatro di Genova, nell'ambizione ovviamente che questa città abbia come si merita il Teatro Nazionale. Però è la tappa di un percorso che ormai è tracciato, nel senso che grazie al sostegno delle istituzioni, Regione Liguria ci ha creduto, grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, la dinamica economica e finanziaria per questa inclusione è chiara ed è di fatto risolta. Bisogna risolvere anche l'aspetto giuridico di come configurare tecnicamente questa inclusione dell'archivolto nel teatro stabile. Di certo 1 più 1 fa 60, ovvero un teatro, lo stabile, più un teatro, l'archivolto, fanno 60 spettacoli, che è sicuramente un record, è una capacità tra produzione propria, coproduzioni e ospitalità che si dà agli spettacoli di fatto da record e mai vista. È evidente che quando due teatri uniscono le forze e le sale, perché si lavora su 4 sale, il risultato che si ottiene è sicuramente quello di avere una gamma di spettacoli per tutti i pubblici, quindi anche la possibilità di allargare il proprio pubblico. È evidente che nella programmazione di quest'anno, di questa programmazione insieme, ci saranno gli spettacoli della tradizione, della prosa, che poi è la vocazione del teatro stabile, ma ci sarà anche l'innovazione, ci saranno quegli spettacoli più di apertura, più di pubblico largo, che porterà in dote l'archivolto, ed è una dote di affezionati, di attori e compagnie teatrali affezionate all'archivolto che non poteva andare dispersa. Mi riferisco ad esempio agli spettacoli di Bisio, agli spettacoli di Neri Marco Re, che quest'anno arriveranno in città, non saranno più a San Pier d'Arena, ma gireranno su tutte le 4 sale di questo progetto unito. Ci tengo a sottolineare come questa programmazione rispecchi molto le indicazioni e la vocazione e le iniziative di Regione Liguria. Regione Liguria aveva stimolato il teatro e aveva portato al Teatro Stabile la grande serata di commemorazione di Sandro Pertini, e lì era arrivato il Presidente del Senato Piero Grasso, che ha visto il teatro, ha visto Genova e anche la voglia dei genovesi di cultura e di rileggere e non dimenticare la storia. E non è casuale che quest'anno arrivi qua Piero Grasso, tra università e teatro, a portare, a raccontare il suo prossimo libro in uscita, che è il racconto dell'arresto di Provenzano, ma con una grande dedica evidentemente a Falcone e Borsellino. Credo un grande modo per ricordarli in questo importante anno di anniversario, e credo un bel modo per riflettere, ma di fatto Piero Grasso torna dopo essere stato nostro ospite, quindi esiste un filo conduttore sicuramente importante. Poi abbiamo degli spettacoli che ricordano molto i cantautori, De André è disseminato in questa programmazione, c'è anche Gaber. Ricordo che Regione Liguria era stata a Milano a promuovere subito, 2 anni fa, all'inizio del mandato, un confronto Gaber e Faber a livello culturale, e il fatto di trovare entrambi in questa programmazione vuol dire che sia in continuità, sia in coerenza, e si porta avanti anche quell'idea di cantautori che non devono essere dimenticati, che Regione Liguria ha portato nelle scuole col progetto Cantautori nelle scuole e vuole mantenere in città con un buon e grande progetto di Casa dei Cantautori. È evidente che la programmazione è ampia, 60 spettacoli devono e possono corrispondere alle esigenze di tutti, c'è anche il teatro per i ragazzi, e questo, avendo anche la delega ai giovani, mi piace sottolinearlo. Bisogna essere sempre più capaci di andare incontro anche ai loro interessi e a quello che chiedono, per concentrarsi sulla cultura. Quindi credo una programmazione in cui 1 più 1 fa 60, ma 1 più 1 fa un progetto davvero di ambizione per arrivare al Teatro Nazionale. Come anche tutti gli altri ragionamenti che abbiamo fatto, è stato un confronto franco, schietto, tra persone che si stimano, ma anche che non si sono mai nascoste le difficoltà, i gusti diversi, differenti, le sensibilità anche non sempre simili, però con la volontà di collaborare, di fare sintesi, e mi sembra che oggi presentiamo un bel primo risultato. Sono due cartelloni, ognuno aveva fatto il proprio cartellone, e poi nel momento in cui abbiamo deciso di farne uno unico, una stagione unica, alcune cose nostre sono passate, sono andate nel cartellone del teatro della Corte, alcune della Corte sono andate al Teatro Modena, insomma, però la cosa era un po' per mischiare un po' i pubblici, no? Sicuramente l'unione fa la forza, 60 titoli, 4 sale, mi sembra che, no, voglio dire, ci sia un bel movimento.